Marcello Scurri, il disegno di legge, una legge speciale per il risanamento a Messina, sta rischiando di finire impantanato in una serie di veti incrociati e di guerre in Parlamento e anche di molta confusione. Si sta facendo come il passo col gambero? Ma io, la mia speranza è che si proceda in modo veloce, per come è stato chiesto, per il contenuto dei disegni di legge, che altro non vogliono che poteri extraordinari attribuiti a un commissario, che in questo caso nominerebbe il Presidente del Consiglio dei Ministri, e che aiuterebbe a risolvere, ad accelerare, una serie di ostacoli che anche l'Agenzia ha incontrato nel corso di questo anno e mezzo. Poi, se ci sono veti incrociati, io non posso credere che la politica, quella vera, come dire, si divida su argomenti come il risanamento a Messina. Non c'è un problema di competenze, di riparto di competenze tra Stato e Regione. Io penso che dobbiamo unire le forze e mettere dentro anche lo Stato in questa difficilissima scommessa. Lo Stato che, ricordo a me stesso, è il convitato di pietra, perché dall'anno 1960 non batte un colpo. Ecco, adesso insomma si sta cominciando ad affrontare l'argomento. Lei che tipo di risposta si aspetta dal Parlamento? Mi aspetto una risposta veloce, che aiuti Messina. Qui non c'è un problema di leggi speciali, già abbiamo la legge regionale, abbiamo l'agenzia, ce ne stiamo occupando, ma siccome il risanamento non è solo sbaraccamento, non è solo assegnazione, ma soprattutto rigenerazione urbana di ampi spazi del territorio di Messina che vanno riqualificati, si tratta, come dire, non solo un problema delle persone che vivono nelle baracche, ma è un problema per Messina, oltre che un problema urgente, sociale, come dire, sanitario, così come era stato scritto nell'ordinanza del sindaco De Luca a settembre del 2000, Lei anzi ad pensa che agosto. questa è la volta buona? Io ci spero sempre che sia la volta buona. Io lavoro per questo.